Buongiorno ragazze, bentrovate sul mio canale. Allora, oggi è mercoledì 29 settembre. Sì, 29 settembre, ma mi sembra già di essere ottobre. Ci siamo quasi comunque. Sì, 29 settembre. Allora, sto andando a fare un po' di spesa. Vorrei passare dei cinesini perché ho la pila dell'orologio di mio marito da cambiare. Spero che l'abbia lasciato. Invece no, comunque devo, eccolo qua. Devo cambiare la pila all'orologio di mio marito, devo comprare un mocio nuovo e se trovo anche una coppia di calamite la prendo perché non mi piace come stanno le tende in sala, devo unirle. Quindi vado a fare la spesa, l'ho già detto all'Eurospin, e poi ovviamente ci troveremo per lo svuota spesa. Allora ragazze, eccoci qua, sono arrivata. Ho fatto un po' tardi perché ho incontrato una signora carinissima che veniva a servirsi da noi nel negozio. Ci siamo messi a chiacchierare e poi alla cassa ho avuto un altro contrattempo perché una signora non gli passava il bancomat, ha dovuto purtroppo lasciare lì la spesa. Si è bloccato per almeno 10 minuti la cassa e quindi tra una cosa e l'altra ho perso più di mezz'ora. Però sono a casa, adesso vi faccio vedere la spesa e niente, vi volevo dire che gli occhi stanno guarendo bene, vedete? C'è ancora un pochino che si vede, qualche segnetto, però sono contenta perché vedo proprio che man mano che guarisce non si nota proprio nulla guarendo e quindi sono veramente contenta. L'avessi fatto prima, l'avessi fatto prima. Allora, vi faccio vedere. Allora, ho messo i surgelati nel freezer perché sono venuta a casa e poi ho dovuto andare alla posta e quindi per non che mi si squagliassero li ho ritirati nel cassetto. Però adesso quando finisco di farvi vedere questa spesa qui vi faccio poi vedere cosa ho comprato di surgelati. Allora, cominciamo dalle patatine. Allora, ho preso qualche croccantino così, queste qui al formaggio. Aspettate che mi faccio posto. Ne sono qualcuna anche da qualche altra parte perché avevo solo due borse di quelle lì della spesa, quindi poi ho preso 3-4 borsettine alla cassa perché non mi ci stava tutto. Degli affettati ho preso questo qui spalla cotta che mi è venuta voglia di fare un gâteau di patate e quindi il prosciutto mi serve. Poi ho preso della coppa di questa casa qui che l'affettato comunque molto più buono, della mortadella bolognese e dello speck stagionato che aveva un bellissimo aspetto. Poi ho preso, come significa, anche di croccantini snack al cocco mai assaggiati, devono essere buoni. Poi ho preso questa tortina che me la tengo in casa perché a volte la domenica quando andiamo dai suoceri non ho il dolce fatto magari che ho potuto fare la torta, poi adesso lavorando anche il sabato non riesco a far tutto e allora magari porto un dolcetto così, anche mia cognata fa lo stesso, prende una tortina giusto per avere qualcosa di dolce finale. Un caffè. Poi ho preso i rotolì e i farcibon per mio marito. Panna, che devo averne un'altra da qualche parte, dell'aglio. Poi ho preso, ecco qui, le patate, una retina di patate. Delle prugne, queste qua mi piacciono da morire, queste prugne qua, perché rimangono belle dure, croccanti, sono buonissime. Ho preso un pollo, poi
poi c'erano questi tomini, dunque tomini verdi sott'olio, praticamente invece di prendere quelli là piccanti, questa volta li ho presi così, devono essere buoni. Un provolone piccante e formaggio grattugiato. Poi ho preso il sedano, questo io poi me lo preparo tutto a pezzettini e lo metterò in freezer. Dell'uva, ho trovato quest'uva che mi sembrava bellissima da vedere. Deve essere buona, adesso non mi voglio assaggiarla, ma deve essere buona. Poi ho preso della insalata, non quella lì confezionata. Dei limoni, poi dei pomodorini dattarini, pachino come li chiamate, e delle pesche, che non ho trovato le pesche noci, ho preso queste qui che a me piacciono un pochino meno perché devo pelarle, invece la pesca noce la lavo bene e mangio anche la buccia, mi piace. Bene, allora qua ci sono un altro pacchetto di patatine. Ho preso la sabbia per yuki, questa qui da mettere nella lettiera. Fette biscottate e una confezione di acqua tonica, che a me piace averla al fresco quando il sabato sera prendiamo, sabato sera una volta, adesso magari durante la settimana se ci prendiamo la pizza, mi piace fare birra e tonica. Poi ho preso le patatine un po' più rustiche. Mio marito arriva a casa la sera quando fa il turno dalle 2 alle 10, fa la doccia e poi si mangia o le patatine, si fa una birretta. Scranocchia sempre qualcosa. I taralli. Questi capelli oggi mi danno fastidio. Non è che mi avvicino con la busta. Poi ho preso come pasta le caserecce, un brie. Questi li ho presi da tenere, se fa temporale, da potervi mettere la pastiglia a yuki dentro. Quindi ho preso questi booster. Poi mi sono presa un'insalata di mare con verdure, una cena veloce per me quando sono sola. Ho fatto scorta di grissini. Poi pancetta affumicata che non deve mancare per fare la carbonara. Poi ho preso queste, non so come si chiamano, trafilata al bronzo, boh, si chiamerà così, comunque io le chiamo le reginette, queste qui che sono tutte frastagliate e sono ottime da fare al sugo, a me piacciono da morire, quindi le ho viste e le ho prese. Poi ho preso il tris di pesce affumicato, ho preso il tonno, poi ho preso il pesce spada e il salmone. Adesso mio marito si sta mangiando il salmone volentieri, che prima non ne voleva neanche sapere, e adesso quando glielo preparo se lo mangia molto molto volentieri. Ho preso delle salamelle, poi del pan grattato e delle sottilette, le ho prese light, tanto sono sempre buone comunque, hanno un pochino da male. Aspettate che si può. Yuki, vieni! Ah, qui c'è la lista della spesa. Guardate che scontrino chilometrico. E dunque ho speso 143 euro di questa spesa oggi, ragazze. Non so se si vedono i prezzi. Ecco, ti pareva? Ho fatto un macello. Allora, non so se dicevo se si vedono bene i prezzi, io ve lo faccio scorrere.
Poi se voi riuscite a mettere a fuoco, ma non lo so. Comunque, di questa spesona 143 euro. Ve l'ho detto anticipatamente oggi, però devo ancora finire la spesa. Allora, ho comprato i nervetti, questi qua per me sempre, perché a me piacciono da morire. La sera io non ho voglia di cucinare per me e allora queste cose pronte sono un tocca sana. Ho preso della carne tritata da fare il sugo e delle braciole di maiale. Ho provato a prendere questa volta queste uova che sono da allevamento all'aperto. Quindi penso che non siano quelle povere galline che mettono sacrificate dentro le gabbie. E d'ora in poi mi sono prefissa di comprare sempre queste, cioè quelle che sono allevate all'aperto e non segregate nelle gabbie. Lo stesso per i polli, cerco di comprare i polli allevati all'aperto e non nelle gabbie. Aspettate che vi alzo un po', così siete un pochino messi meglio. Poi ho fatto scorta agli ultimi naturalmente dei suoi dental stick. Ho preso lo scalogno, il patè di olive. Mio marito voleva che gli comprassi anche quello alle cipolle, ma non l'ho trovato stamattina alla Eurospin. Scorta per Yuki di scatolette di carne, ne ho prese di diversi tipi, sia di questo tipo. Questo costa un po' meno, questo costa un po' di più. Ci sono anche le verdure dentro. Oppure riso e carote col tacchino, insomma, da cambiare un po'. Poi ho preso qualche succo di frutta, ne ho presi una confezione alla pera e ci deve essere anche quella all'arancia. Poi ho comprato un po' di scatolame, fagioli, polpa di pomodoro. Tonno all'olio di oliva. E questo qui con i fagioli che lo do per cena a mio marito quando si ferma alla mensa. Purtroppo non sempre gli do la pasta e quindi. Poi ho preso un po' di pasta penne rigate, spaghetti e linguine. Questa c'è un'altra scatolina di Yuki. Questi sono gli altri succhi che vi dicevo, uno è scappato via, eccolo qua. Poi ho preso la Simmental, sempre per mio marito da portarsi dietro per cena alla mensa, e ho preso questa qui in confezione doppia. Poi ho preso il dado granulare, questo qui ottimo, buonissimo, perché ero titubante a prenderlo, invece qualcuno mi ha detto guarda che buono il brodo dell'Euro, il dado granulare dell'Eurospin, quindi l'ho comprato ed è molto buono. Qualcosa di piselli ho preso, e ora ne ho preso un'altra scatola, eccola qua. Poi ho preso i pomodori secchi, questi sono sempre molto molto buoni. Funghi champignon perché volevo prenderli freschi, ma siccome questa settimana faccio più pasta al mezzogiorno, la sera non c'è mio marito, quindi faccio poco contorno, avevo paura che mi andassero male. Allora li ho presi questi qui in scatola, che comunque per fare le scaloppine oppure per fare un contorno con appunto le bistecche sono buoni. La panna da cucina, acciughe. E poi ho preso, ne avevo ancora a casa un po' di scorta di birra, ho preso 6 lattine così di birra. Poi ho preso lo Scottex e il riso soffiato per Yuki, 2 sacchi di riso soffiato e una confezione di Scottex. E adesso ragazzi vi vado a prendere i surgelati.
Non ho preso tantissimo, però qualcosina. Allora, surimi. Poi ho voluto provare la zuppa pronta di pesce e frutti di mare. Deve essere molto buona perché mi ha ispirato. Ho visto i gamberi belli grossi, le mazzacolle belle grosse, mi ha ispirato. Poi ho preso dei gamberetti da fare magari un cocktail di gamberi. Vongole, queste qui col guscio che sono buonissime, e i calamari perché ho ancora dei paccheri da fare e quindi per la prossima settimana due bei paccheri con i calamari ce li vogliamo fare. Bene ragazzi, oltre a questa spesa stamattina sono passata dai cinesi che mi servivano due cose, anzi veramente sono passata di più perché dovevo far mettere la pila all'orologio di mio marito, che l'altra volta l'abbiamo fatta mettere lì. Stamattina c'era la ragazza, fa no, noi negli orologi di marca non mettiamo le pile. Vabbè, ma l'altra volta mi sembra che il tuo collega me l'ha messa, ma non mi sembra. Vabbè, niente, non me le ha messe, non mi ha messo la pila, quindi tanto che ora lì mi sono presa due cosine che mi servivano. Ho preso la spazzola per pulire i peli di Yuki quando usciamo, che specialmente quando ho il pantalone nero si attaccano, devo sempre avere la spazzola dietro, e quindi ho preso questa spazzolina qua. Poi ho preso un altro mocio che mi serviva. Io mi trovo bene solo con questi tipi di mocio qua. Quelli tipo Vileda a me non piacciono, io non mi ci trovo proprio. Poi ho preso lì delle pile, che queste servono sempre o per gli orologi da casa o per altre cose. E poi ho preso queste calamite che mi sono veramente sembrate carinissime, che le voglio mettere in camera da letto. Eccole qua, guardate. Poi il cuoricino, gli altri due cuoricini, troppo carine. Speriamo che tengano bene, perché magari a volte sono belle ma non tengono molto bene. Adesso le vado a provare. Eccole qua. Poi ho preso, vabbè, una matita per gli occhi perché stavo finendo la mia, io non riesco a stare senza matita per gli occhi, e la ciotolina per Yuki. Eccola qua. E questa è stata la mia spesa e i miei piccoli acquisti di questa mattina. Adesso andiamo a provare le calamite in camera da letto. State con me. Davvero carine, carine, tengono benissimo, tengono su veramente bene e mi piacciono, sono veramente simpatica con questi cuoricini, mi piacciono tantissimo. Che ne dite? Bene, allora, calamite messe, sono contentissima e niente. Piccole cose che ti fanno felice la giornata, vero? Allora, ragazze, a me non resta che salutarvi qua con tutta la mia spesona lì da mettere a posto. Guardate, guardate quante cose che ho da sistemare. Adesso mi metto lì piano piano, me le sistemo tutte. E nulla, a me non rimane che salutarvi, ringraziarvi sempre di vero cuore per il vostro supporto, la vostra presenza nel mio canale. Purtroppo io sono un po' meno presente ultimamente perché con questo lavoro, anche se non lavoro fissa tutti i giorni, però credetemi che poi un giorno è una cosa da fare, un giorno è un'altra commissione, un giorno lavori, non è più come quando stavo a casa tutto il giorno e quindi faccio un po' come posso. Però spero che non mi abbandonate, che seguite sempre il mio canale e io cercherò di essere un po' più attiva. Faccio il possibile. Ok? Adesso vado a buttare queste cose delle calamite. Sistemo queste calamite nella sala perché mi si aprono e le voglio mettere in mezzo per tenerle chiuse. E quindi ci vediamo un prossimo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Diventate miei amici e...
Alla prossima, come sempre. Saluta anche tu, Yuki. Saluta anche tu, Yuki, dai. Ciao. Saluta a tutti. Ciao ragazze, a presto. Mua.